riceveva cibo e bevande gratis dai titolari di bar e ristoranti di Quinto di Treviso. Minacce gravi se non avessero ubbidito. 46enne arrestato. Alcuni esercenti esasperati erano pronti a vendere i locali. Continua l'aumento di contagi in Veneto. Zaia dice: siamo preoccupati, ma la situazione degli ospedali è sotto controllo. Oggi al via la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Come piazza Unità d'Italia a Trieste, anche piazza dei Signori a Treviso non verrà più concessa per proteste come quelle dei No Green Pass. I cittadini, dice il sindaco Conte, devono poter vivere la città. Emanuela Petrillo, l'ex infermiera di Spresiano, accusata di aver finto di vaccinare 8.000 pazienti, condannata dalla Corte dei Conti a risarcire 550.000 euro di danni all'azienda sanitaria universitaria Friulana. Chiuso a Venezia il lavoro della task force che vede insieme tecnici del Ministero delle Politiche Agricole e Regione impegnati nella battaglia contro il Prosek. Travolta da un'auto mentre camminava sul ciglio della strada, grave incidente a Marino di Piave, 60enne in rianimazione, stamane due anziani in bici investiti a Zero Branco e Crocetta del Montello. Marco Paolini venerdì a Belluno per il trentennale della morte di Tina Merlin. Al Teatro Comunale si ospiterà l'evento per riflettere sull'importanza dell'informazione come strumento di democrazia e crescita civile. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre dunque con la cronaca. È una vicenda che grazie all'indagine dei carabinieri e poi alle segnalazioni anche delle stesse vittime delle estorsioni e delle minacce è emersa. Una vicenda inquietante a Quinto di Treviso. Un vero incubo, tanto che diversi commercianti avevano già paventato l'ipotesi di vendere il locale e andarsene. Conosciuto in paese, di lui avevano paura tutti, pregiudicato, aveva preso di mira e non era la prima volta a bar e ristoranti di Quinto. Minacciava e vessava gli esercenti per farsi consegnare cibo e bevande fino a quando le vittime, esasperate, si sono rivolte ai carabinieri. Violento, cattivo, entrava nei locali, pretendeva alimenti e bevande e poi minacciava i titolari, non solo. Tutti erano terrorizzati dai comportamenti violenti, vessatori, intimidatori che l'uomo era solito tenere quando entrava nei locali della zona. Bar e ristoranti tenuti praticamente sotto scacco dalle insistenti minacce di distruggere tutto e di fare del male a chiunque. Ordinava di tutto, consumava e poi pretendeva di andarsene senza ovviamente pagare. Per mesi ha tenuto sotto scacco i titolari di bar soprattutto, ma anche i ristoranti. Atteggiamento intimidatorio e provocatorio diretto anche agli avventori, clienti abituali che non entravano più nemmeno nei locali in presenza dell'uomo. Un danno doppio per gli esercenti. L'uomo, 46 anni, residente proprio a Quinto ed ora agli arresti domiciliari, non è nuovo a questi atteggiamenti. Del tutto refrattare ai rigori della legge, indifferente al provvedimento del questore di Treviso che gli vietava l'accesso nei locali pubblici della zona e i numerosi interventi delle forze dell'ordine, continuava imperterrito a frequentare i locali allo scopo di costringere i gestori e i clienti di bar e ristoranti ad offrirgli consumazioni di alcolici ed alimenti senza pagare. Dopo la denuncia ai carabinieri ed il racconto delle vittime, immediatamente sono scattate le indagini. I carabinieri di Zero Branco, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, sono riusciti a fare breccia nei comprensibili timori delle parti offese, raccogliendo numerose denunce e testimonianze. I militari, con il coordinamento della Procura della Repubblica Trevigiana, hanno documentato il regime di vita vessatorio cui erano sottoposte le vittime. Ieri, per il 46enne, sono scattate le manette, deve rispondere di estorsione continuata. L'incubo è finito. E sono rammaricata per quanto accaduto, così la sindaca di Quinto di Treviso, che si dice anche sorpresa di quanto stava accadendo nel comune, e annuncia che a breve saranno posizionate delle telecamere di videosorveglianza nel comune. Questa mattina la notizia dell'arresto del 46enne che terrorizzava gli esercenti e i clienti ha iniziato a fare il giro del paese. Un respiro di sollievo per le vittime che non vedevano una via di uscita. E ho preso la notizia con un forte rammarico perché Non mi sarei mai aspettata questo. Così il sindaco di Quinto, Stefania Sartori, che non nasconde l'amarezza per quanto accaduto sul suo territorio. Nei prossimi giorni andrà a parlare con i baristi e i ristoratori minacciati e vessati dal malvivente per capire come aiutarli. Forse è il caso di aumentare un po' il numero degli agenti che possano dare supporto alle amministrazioni e poi di riflesso anche alla popolazione. Non solo, parlo non solo per i miei abitanti di Quinto, ma insomma
tutta la provincia, ma ben oltre anche, no? Intanto il sindaco annuncia che all'inizio del 2022 l'amministrazione posizionerà alcune telecamere di videosorveglianza nelle zone di Quinto più a rischio. Siamo arrivati al dunque, quindi andremo a coprire tutti i punti sensibili del territorio e speriamo che questo possa servire prima di tutto da deterrente e poi eventualmente anche per dare un supporto agli agenti nel caso ci fossero degli episodi spiacevoli, per rintracciare magari i responsabili. Ed ora il Covid, con i contagi in aumento e le preoccupazioni della regione soprattutto alle porte ormai di una stagione difficile dal punto di vista climatico. Siamo moderatamente preoccupati perché comunque vediamo i dati, è un granellino al giorno, ma noi vogliamo vedere la regressione dell'infezione, no 2-3 al giorno in più. Anche in Veneto, come nel resto d'Italia, tornano a salire i contagi, a fronte però di un intenso lavoro dal punto di vista dello screening, arrivando anche a 120.000 tamponi al giorno. Oggi abbiamo una situazione che è sotto controllo dal punto di vista ospedaliero. È quanto emerso nell'odierno confronto con i direttori generali delle USL Venete, ai quali è stato chiesto dal presidente Zaia di accelerare sulle dosi booster per gli ospiti delle RSA e per le altre categorie fragili. Ad oggi sono 110.000 le terze dosi somministrate, che interessano il 70% degli anziani nelle case di riposo. Consideriamo di fare il giro di boa sulle RSA intorno al 9, 8, 10 di novembre. Stiamo per affrontare dal punto di vista stagionale una fase critica, ha sottolineato Zaia, per questo accelerare sulle terze dosi è fondamentale, anche alla luce dei dati presentati dall'assessore Lanzarini che arrivano dalle RSA. Se il bollettino di giovedì scorso vedeva tra i 30.000 ospiti 28 positivi, oggi se ne contano 98, a pesare i cluster in una struttura di conserve e in un IPAB di Vicenza. Intanto Zaia invita la comunità scientifica a livello nazionale ad un ragionamento sull'opportunità o meno di un test sierologico che verifichi la carica anticorpale dei cittadini. Analisi che deve tener conto, spiega il governatore, di un problema logistico legato ai costi, ma non solo. Il primo tema è la comunità scientifica nazionale, il CTS, ISS e il Ministero della Salute. Cosa ci dice rispetto a questo? Perché giustamente molti cittadini avanzano questa istanza. Oggi intanto è scattato il D-Day dei vaccini, al via infatti la campagna anti-influenzale con il vaccino che potrà essere somministrato contemporaneamente alla terza dose del siero anti-Covid, sia negli hub vaccinali sia dei medici di medicina generale. Mentre è stato raggiunto a livello nazionale un accordo con le farmacie per la somministrazione dell'anti-influenzale. Faranno quelli a libero mercato, nel senso anche altre persone che vogliono vaccinarsi possono andare in farmacia, acquistare l'anti-influenzale e possono farlo direttamente in farmacia. Incalzato poi dai giornalisti, Zaia fa un'ultima considerazione sulla giornata padovana di ieri del presidente del Brasile Bolsonaro e le conseguenti polemiche. Stiamo parlando della visita di un capo di Stato che ha tutte le connotazioni di un tour privato, sottolinea il governatore. Non siamo noi chiamati a celebrare i processi, soprattutto quando riguardano fatti di altri paesi. Trovo, secondo me, poco edificante che si dia uno spettacolo come quello che si è visto ieri. Io dico, bene, sto signore ha dei problemi nel suo paese, se la vedrà col suo paese, ma non siamo noi chiamati a celebrare o decidere chi si ha torto lui o ha ragione lui. Lo si ricordava nel servizio, oggi è iniziata la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale anche nella Marca Trevigiana, 204.000 le dosi prenotate dall'ULS 2. Da oggi dunque i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno potuto iniziare a somministrare il vaccino. Dall'8 novembre prenderà il via l'attività del servizio di igiene e sanità pubblica con la possibilità di ricevere il siero anche negli hub vaccinali della Marca in occasione della terza dose anti-Covid. E poi ci sono le proteste dei no Green Pass, l'abbiamo vista anche domenica lungo le mura a Treviso come sempre, e rimbalza ovviamente anche in Veneto la decisione di Trieste di vietare la piazza principale, Piazza Unità d'Italia, per i manifestanti no Green Pass. Ebbene, come Piazza Unità d'Italia, anche Piazza dei Signori a Treviso non verrà più concessa per proteste come quella dei no Pass. Fatta salva la libertà di manifestare, dice il sindaco Conte, i cittadini devono poter vivere la loro città.
la Piazza dei Signori non sarà più a disposizione per questo tipo di manifestazioni, perché è giusto che la città venga anche vissuta da tutte quelle persone che invece hanno deciso di fidarsi delle istituzioni e della scienza. Nessuna manifestazione di protesta come quelle dei No Green Pass sarà più autorizzata in Piazza dei Signori, cuore pedonale e commerciale della città. Il sindaco di Treviso Mario Conte lo afferma con forza, la linea è la stessa del prefetto di Trieste Valerio Valenti e del collega Roberto Di Piazza, non più disposti, visto il moltiplicarsi dei contagi, a concedere Piazza Unità d'Italia a chi non rispetta il distanziamento. Per Treviso il problema non è tanto sanitario quanto sociale e in parte anche economico, vanno evitate nuove tensioni e permesso alla città di recuperare la sua normalità. È una situazione sicuramente complicata e lavorare quando le comunità sono spaccate non è mai facile. Capisco perfettamente l'orientamento del presidente Fedriga e del prefetto di Trieste. Non credo che oggi in Veneto ci siano le stesse criticità. E quindi dobbiamo continuare a tenere monitorata la situazione, continuare a tenere monitorato l'andamento dei contagi e tenerci pronti a tutto. Il problema di concedere spazi pubblici si acuirà con l'avvicinarsi del Natale. Di fine settimana in fine settimana la città si riempirà sempre di più e l'occupazione delle piazze diventerà un tema sempre più delicato. Sono valutazioni che poi faremo ovviamente unitamente al questore e alla prefettura, come tra l'altro abbiamo fatto anche in occasione di tutte le altre manifestazioni. Cercheremo di trovare sempre delle soluzioni equilibrate. L'appello è quello del buon senso. Chi vuole manifestare delle idee anche di dissenso nei confronti delle istituzioni è giusto che lo faccia, senza però andare a calpestare i diritti degli altri cittadini. La decisione di Trieste, la piazza principale vietata ai No Pass, fa discutere un po' tutti, trevigiani compresi. Sentiamo cosa ci hanno detto. Ho avuto parenti che hanno sofferto a causa del Covid e anche persone che sono morte molto vicino a me. E quindi il fatto che comunque per restringere il numero di contagi vengano chiuse le piazze alle persone che vogliono manifestare senza mascherina, senza Green Pass, contro il Green Pass, non c'entra. Secondo me ha senso ed è giusto nei confronti delle persone che, nel rispetto delle persone che hanno avuto dei parenti o degli amici che sono defunti. Credo che non sia giusto, bisognerebbe sempre lasciare la possibilità di manifestare e di esprimere la propria opinione alle persone. Portando anche, diciamo, questa cosa alle scuole, adesso c'è questo periodo di scioperi in cui molti professori si assentano da scuola proprio per queste proteste e ci rimettiamo anche noi studenti perché perdiamo ore di scuola, poi magari ci sono delle lamentele da parte dei professori che siamo in ritardo col programma e quindi è vero che da una parte comunque è una specie di obbligo, però ne ricade su di noi che magari ce l'abbiamo e che quindi è un nostro diritto l'istruzione e lo trovo poco rispettoso. Potrebbe essere assolutamente una soluzione utile, soprattutto per questi manifestanti che secondo me, se non hanno fatto il vaccino, è meglio che si stanno a casa per non contagiare, soprattutto vista la gravissima emergenze che abbiamo. So che lì sono nati molti focolai, quindi pensando a questo purtroppo arriva un momento in cui non dico che i diritti devono venir meno, però c'è da tutelare quello che ora è una situazione emergenziale. Bisogna anche seguire una linea, perché con Green Pass vedi proprio le persone che sono più tranquilli ad accomodarsi nel proprio locale. Allora, nelle piazze, secondo me, è esagerato, cioè secondo me è un po' di più buon senso per la gente, però purtroppo si sa benissimo che la gente non è tutto uguale. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato la responsabilità amministrativa dell'assistente sanitaria trevigiana Emanuela Petrillo, lo ricorderete, accusata di aver finto di somministrare le vaccinazioni ad alcuni bambini tra il 2009 e il 2015 anche in alcune strutture del Friuli, e l'ha condannata al pagamento di 550.000 euro a favore dell'azienda sanitaria universitaria. Secondo la Procura, per effetto della condotta attribuita all'ex assistente sanitaria, la quale, si dice nel testo, avrebbe solo apparentemente inoculato ai piccoli
piccoli pazienti. I vaccini sulla sanità regionale sono gravati i costi di una complessa attività di rimedio con l'esecuzione di nuove somministrazioni vaccinali. Un danno erariale stimato per oltre 660.000 euro. Nella sentenza della Corte dei Conti si legge che la donna ben sapeva quel che faceva e ha agito con dolo. A settembre 2019 è iniziato nel Tribunale di Udine il processo a suo carico, accusata di peculato, omissione dati d'ufficio e falsità in certificati. Quella che invece vedete nella foto, nella prossima foto, è Sara ed è una delle neolaureate del corso di laurea in infermieristica della sede di Treviso, afferente all'Università degli Studi di Padova, che oggi ha proclamato i primi 16 nuovi professionisti sanitari dei 47 che si laureeranno in questa sessione autunnale. I nuovi infermieri si sono formati in un periodo molto particolare, prestando assistenza alle persone durante la pandemia nei contesti ospedalieri, in quelli territoriali e nelle sedi vaccinali. I nuovi infermieri andranno a coprire la necessità di assistenza alle persone nelle diverse strutture. Adesso invece parliamo della guerra alla prosek, che è la task force che ha chiuso i suoi lavori con il dossier da presentare entro 20 giorni. Cercheremo di smontare appunto tutte le indicazioni che sono state indicate appunto dalla Croazia. L'Italia avrà tempo fino al 20 novembre per preparare e presentare il proprio dossier sulla vicenda Prosecco-Prošek croato. In vista di questo appuntamento è stato creato un gruppo di lavoro che riunisce tecnici delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, del Ministero dell'Agricoltura e dei consorzi, che daranno una lettura giuridico-burocratica del Prosecco, ma anche un'analisi storica delle radici del vino. I primi documenti infatti risalgono a lontano 1382. Fa vedere che la città di Prosecco, prima di Trieste, da allora si chiamava Prosec. Quindi è la dimostrazione, la prova provata, che il toponimo che ha dato la riserva del nome al Prosecco nel 2009 è lo stesso toponimo che ci dice che si chiamava anche Prosec. Presente alla riunione anche il sottosegretario Centinaio, che ha spiegato come l'Italia voglia battersi per la tutela del Prosecco, ma anche delle altre 830 denominazioni protette. Nel momento in cui l'Europa accetta di iniziare un percorso anche giudiziale, Luca, penso, sulla questione Prosec, non rende merito al lavoro che viene fatto dai nostri territori. Una battaglia che, sottolinea il sottosegretario, non riguarda solo l'Italia ma molti altri paesi europei e i loro prodotti tipici. Nel momento in cui si apre una questione di questo tipo, si apre una falla, o si potrebbe aprire una falla, a quello che è il sistema delle denominazioni. È una questione nazionale, spiega Centinaio, e per questo il presidente della Commissione Agricoltura al Senato, Vallardi, ha chiesto l'intervento del presidente del Consiglio, Draghi. Il nostro premier deve diventare un po' il nostro portavoce in Europa. Una storia, quella del Prosecco, che ha radici antichissime, fino ai nostri giorni, nel 2009, quando ha ottenuto la riserva del nome, e 10 anni dopo con il riconoscimento di patrimonio dell'umanità. Non possiamo pensare che se l'UNESCO riconosce le colline del Prosecco come patrimonio dell'umanità, poi l'Europa invece disconosca quanto è stato riconosciuto dall'UNESCO. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo la cronaca. Rieccoci in studio, in diretta. Ripartiamo dalla cronaca con 3 incidenti nella Marca, il più grave a Mareno. Stava camminando a bordo strada quando è stata travolta da un'auto. L'incidente è avvenuto questa mattina a Mareno di Piave, lungo via Cittadella. Ferita in gravi condizioni una 60enne di origini marocchine. La donna è stata stabilizzata dagli operatori del SUEM 118 e ricoverata in rianimazione. Sul posto gli agenti della polizia locale del Coneglianese. Altri 2 incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, sono avvenuti nella Marca. Il primo verso le 9.30 a Zero Branco. Una macchina avrebbe urtato una 70enne che si trovava in sella alla sua bici. La donna è stata ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Non è grave nemmeno una 75enne che, sempre in sella alla sua bici, è stata urtata da una vettura a Crocetta del Montello. La 75enne è caduta ed è stata portata in ospedale per essere medicata. Non è finita l'allerta meteo nella Marca, da domani infatti nuove previsioni di perturbazioni anche forti, e intanto dopo quanto accaduto ieri sera e ieri notte si contano i danni.
Infiltrazioni nelle guanie e sale operatorie del reparto oculistica chiuse. L'intervento oggi al De Gironcoli di Conegliano. Solo una delle tante fotografie degli effetti del maltempo che hanno colpito la Marca. Immediato il trasferimento degli interventi al blocco operatorio centrale del Santa Maria de' Battuti. Giovedì, assicura la direzione sanitaria, tornerà tutto alla normalità. La stessa speranza a Casale sul Sile, dove si è intervenuti per l'erosione del terreno in via Garibaldi. Con l'eccezionalità delle piogge di ieri sera abbiamo avuto un problema dal punto di vista di erosione del terreno della via. Praticamente questo è un cantiere in cui stiamo posando le condutture delle acque bianche e della fognatura. Abbiamo messo delle condotte che sono 3 volte superiori delle precedenti. Venerdì abbiamo ultimato la posa delle acque bianche, quindi lo scavo era fresco e le piogge di questa notte hanno fatto sì che ci sia stata un'erosione del terreno che ha creato 3 situazioni di rischio per i cittadini. A questo punto ieri sera sono intervenuto con una somma urgenza, aiutato anche dall'Associazione di Protezione Civile, e con una ditta abbiamo tamponato queste voragini e già oggi il tutto è stato ripristinato e il cantiere sta andando avanti. La zona interessata è proprio questa dove c'è l'autocarro. Sono intervenuti subito ieri sera e questa mattina stiamo ripristinando anche le altre 2 erosioni che si sono verificate sulla via Garibaldi. Una 20 gli interventi nella Marca per il maltempo, ma dopo la tregua di oggi l'allerta non è ancora finita. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino che prevede ulteriori e abbondanti precipitazioni tra domani e giovedì. E Conegliano, cambiamo argomento, torniamo alla politica, è quasi tutto pronto per la presentazione della nuova giunta cittadina. 2 giorni alla prima seduta del neoeletto Consiglio Comunale di Conegliano, che si riunirà giovedì alle 19 alla Zoppa Sarena per consentire a quanto più pubblico possibile di prendervi parte. Sulla nuova giunta il sindaco Fabio Chies continua a mantenere un parziale riservo e si è scontato che nella sua squadra avrà ancora Claudio Toppan, Claudia Brugioni, Gaia Maschio, probabilmente anche Gianbruno Panizzutti. Il sindaco non esclude qualche colpo di scena. Qualche sorpresa in tutta ci potrà essere. PD fuori dalla giunta, l'accordo in vista del ballottaggio porterà idem la presidenza del Consiglio Comunale, quasi certamente affidata alla consigliera anziana, la più votata, Isabella Giannelloni. Non era un accordo fatto sicuramente, come dice qualcuno, sulle careghe, ma anzi oggi il riconoscimento della presidenza del Consiglio è un riconoscimento, ripeto, istituzionale, che va a sancire appunto questo dialogo che secondo noi è un dialogo che deve continuare per il bene della città. 7 assessori, tra cui alcuni dei più votati di questa tornata, ma soprattutto persone di esperienza. Abbiamo 5 anni davanti, cui dobbiamo concludere cose importanti per la città, per cui ho bisogno di persone che conoscano già la macchina e cominciano a correre dal primo giorno. Nel complesso una maggioranza blindata, quanto all'opposizione è un inedito e in parte un'incognita. Qui avremo più che altro un'opposizione molto frastagliata, perché sarà un'opposizione che arriverà da tutti coloro che non hanno vinto le elezioni, per cui arriverà anche da compagini diverse. Per la prima volta avremo anche un'opposizione di centrodestra, poi ci sarà l'opposizione di sinistra e quella di centrodestra. Penso che si possa ragionare anche in termini programmatici. E adesso le notizie dal Bellunese. Ripartiamo dall'economia. Il governo si batterà per mantenere in vita la Ideal Standard e con essa anche la ACC, afferma il ministro Federico D'Incà alla vigilia del tavolo convocato in regione per scongiurare l'inaccettabile epilogo. Inaccettabile mi pare il minimo, siamo di fronte a una realtà produttiva che è situata nel Bellunese ma in tutta Italia da più di 50 anni, che ha fatto la storia del territorio, non può essere abbandonata in questo modo. Chiudere e andare via facendo finta che nulla sia accaduto, inaccettabile per il ministro Federico D'Incà, che all'annuncio del fondo americano proprietario di Ideal Standard risponde con un impegno: il governo si batterà. Abbiamo il più grande stabilimento per ceramiche sanitarie del nostro paese, conta 500 persone più tutta la parte dell'indotto che praticamente raddoppia questi numeri. Non si può perdere una cultura aziendale di questo tipo, una conoscenza, una tecnica, quasi un artigianato. È una realtà importantissima. Venerdì prossimo a Venezia l'assessore regionale Elena Donazzana ha riunito d'urgenza il tavolo dell'unità di crisi. Quello sarà il momento della verità. Chiediamo che il tavolo che va fatto in regione ma poi anche al MISE porti a delle reali
conseguenza sotto il profilo, diciamo, degli investimenti successivi all'uscita appunto da parte dell'azienda. Ce l'aspettiamo, se l'aspetta il territorio, se l'aspetta il governo. Medesimo impegno viene garantito in queste ore per la soluzione della crisi di ACC. Mi auguro si facciano avanti imprenditori pronti a rispondere al nuovo bando proposto dal commissario, afferma D'Incà. Noi dobbiamo permettere a questa realtà di poter continuare il lavoro. L'ACC è un'altra realtà importantissima, è l'unica azienda insieme a una sua gemella che sta in Austria che fa compressore. È chiaro che è il cuore pulsante di un'attività produttiva, quella del freddo, che ha nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia, probabilmente insomma, il luogo in Europa dove si fabbrica maggiormente i frigoriferi e diciamo, tutti i prodotti collegati all'utilizzo dei compressori. Nuovo argomento, Marco Paolini e la giornalista Floriana Bulfon per il trentennale della morte di Tina Merlin, l'appuntamento venerdì al Teatro Comunale. L'intento è dimostrare quanto e come la libertà di stampa e la professionalità nell'esercizio del giornalismo siano determinanti all'interno di una società che voglia dirsi democratica e inclusiva, e Tina Merlin rimane tuttora un punto di riferimento con le sue battaglie sempre dalla parte della gente. Dare voce e ascoltare. E ascoltare, sentire anche empaticamente difficoltà, dolori, aspettative di questa gente e poi scrivere anche di ciò che i giornali all'epoca normalmente non scrivevano. L'evento di venerdì prossimo alle 10.30 al Comunale di Belluno, Tina Merlin, giornalista d'inchiesta, oggi presidio di verità, libertà e giustizia, è stato voluto dalla provincia di Belluno, dal Comune di Longarone, su proposta del Sindacato Giornalisti del Veneto e della Federazione Nazionale della Stampa, cui hanno aderito la Sostampa Bellunese, Articolo 21 Veneto, l'Associazione Culturale Tina Merlin e Scuole in Rete. Proprio gli studenti raccoglieranno il testimone della giornata partecipando a un concorso che li vedrà impegnati per tutto l'anno scolastico. I ragazzi saranno così stimolati a fare dei piccoli articoli di indagine e di inchiesta guardandosi attorno e poi verranno, questi lavori verranno premiati durante il meeting delle scuole in rete, quindi proprio a conclusione in qualche modo del nostro percorso di quest'anno. Al Comunale arriverà Marco Paolini, autore della memorabile orazione civile sulla strage del Vajonte. Con l'attore sul palco si alterneranno Adriana Lotto, presidente dell'associazione Tina Merlin, la giornalista d'inchiesta Floriana Bulfon, il coordinatore di scuola in rete Franco Chemello e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Giuseppe Giulietti. E con questo evento si vuole invece portare all'attualità quella che è la straordinaria professionalità, ma anche straordinari valori che questa figura giornalistica aveva, ovvero il valore soprattutto della verità e della giustizia e del punto di vista di chi arriva sempre dopo. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria, storie scritte a maglia. Bentrovati al meteo. Dopo una breve tregua dal maltempo, mercoledì 3 novembre una nuova perturbazione si affaccia sull'Italia, portando diffusa instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto, nebbie sparse fino all'alba, poi in dissolvimento al mattino. Piogge via via in aumento nel corso della giornata, a partire dai monti e a seguire un po' dappertutto. Nel pomeriggio rovesci anche intensi con accumuli crescenti andando dalla costa alle zone pedemontane e montane. Temperature in lieve calo, minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tempo variabile con precipitazioni piuttosto diffuse e localmente potranno essere anche forti. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, piogge dappertutto sin dal mattino. Attenzione a fenomeni anche di una certa intensità. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso.